Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del Trappolone. Oggi torniamo a parlare di distorsione parallela, in particolare su una linea di basso elettronica, quindi una sorta di 808. Mi andava di parlare di questo argomento perché pochi giorni fa ho mixato un pezzo per un mio cliente e mi ha chiesto di fare una cosa che aveva visto in un video di Pinaxa, uno di quei video che stanno facendo assieme Canova e Pinaxa. Oltretutto ve li lascio in descrizione perché sono veramente molto interessanti, fanno vedere come mixano dei pezzi mainstream e devo dire che sono dei video con contenuti davvero davvero notevoli. Ovviamente non c'è nemmeno bisogno di dire che Pinaxa e Canova sono dei mostri sacri nel campo dell'audio, però mi andava anche di evidenziare il credit, visto che il cliente comunque mi ha chiesto di fare una cosa che era fatta in quel video e quindi di guardarlo e cercare di replicarla al meglio. Per arrivare al topic dell'argomento, ci sono dei momenti in un mix in cui il basso non è molto percepibile, ne abbiamo parlato un sacco di volte, però per come la vedo io, quella può essere anche un'opportunità per rimettere mano un po' al basso, magari cambiando il suono in maniera drastica per renderlo magari più presente, farlo uscire più dal mix e renderlo sicuramente più interessante. Quindi di base per fare questa cosa, in questo caso ho utilizzato la distorsione parallela, ma anche altre cose che vi farò vedere nel video. Quindi senza perderci in chiacchiere andrei davanti alla schermata del computer. Prima di farvi vedere e sentire vi consiglio di dare un'occhiata nei link in descrizione, soprattutto se siete nuovi da queste parti, perché troverete del contenuto gratuito molto interessante, come ad esempio un ebook su come creare il vostro mix template, una lezione gratuita di 40 minuti in cui vi dirò tutti gli errori fondamentali da evitare per ottenere un buon mix, quindi tutto materiale gratuito per portare le vostre produzioni a un altro livello. Ok, detto questo, andrei davanti alla schermata del computer, così entriamo nel vivo della questione. Ok, eccoci davanti alla schermata di Pro Tools. Questo brano si chiama Amore ed è prodotto da un mio cliente che si chiama Luca Fontaneto, con cui lavoro da un po' di mesi, molto bravo, e l'artista che canta si chiama Sofia. Ovviamente vi lascio il link in descrizione per seguirli su Instagram e vedere un po' quello che fanno. Allora, adesso vi faccio sentire un attimo com'era il mix prima di fare questa cosa, che è appunto una distorsione parallela con un po' di cosette che ho chiamato Bass Fills. Adesso lo mutiamo e ci sentiamo il pezzettino col basso normale come l'avevo fatto all'inizio nel mix, senza appunto questo intervento che poi mi è stato richiesto. Che vedete, pezzo molto figo, un po' chill, un po' sperimentale. C'è questa bassline che in questo punto diventa molto punchy, fa anche un po' di fraseggi interessanti. E l'idea era quella chiaramente di renderla un po' più percepibile nel mix, ma anche un po' più strana, no? Dargli un suono un po' diverso. Quindi l'idea, anche rifacendoci appunto a quel video di Pinaxa, di fare un basso parallelo per il basso, quindi questo qui, ve lo faccio sentire in solo un attimo. Ok, quindi una linea di basso abbastanza figa. Ora, che cosa ho fatto? Praticamente ho creato una mandata parallela mandandogli tutto il basso, quindi una mandata tutta aperta su questo basso nuovo Fills. E praticamente che cosa ho fatto? Ho tolto tutte le basse e le alte dal segnale, quindi ho cercato di prendere soltanto il mid range. Oltretutto ho messo anche un bel boost intorno ai 2 kHz e quindi cercare di squadrare un po' questo basso. Poi un bel decapitator con la funzione punish in modalità A, super tirato. Sentiamo. Solequalizzazione. Decapitator. Infine c'era l'idea di renderlo anche un po' più stereofonico e quindi ci ho messo un mono mod che faceva oscillare un po' il segnale tra left e right. Quindi sentiamo come diventa con tutti e tre questi plugin accesi. Vedete che chiaramente nel momento in cui andiamo a miscelare
questo canale con il basso normale c'è una perdita di low end, anche se il segnale è più presente. Ve lo faccio sentire un attimo in tutto il mix come è diventato adesso, e magari alterno la mandata, quindi l'accendo e la spengo per farvi sentire come cambia il basso proprio all'interno del mix. Vedete che quando l'accendo chiaramente è più presente, più percepibile, però chiaramente la low end prevale molto di meno, e chiaramente un basso deve avere la low end. Quindi poi l'idea qui qual è stata? E qui siamo andati un po' più per la nostra strada, non ci siamo più rifatti al video di Pinax, in cui lui invece accentuava soltanto i fill con questa mandata parallela. Invece noi volevamo un senso un po' più spaziale. Sentite che anche il fatto che c'è il mondo mod, c'è questa leggera oscillazione tra left e right, che rende anche il basso un po' più stereofonico. Ovviamente lo fa sulla mandata parallela, quindi su un segnale che è stato svuotato di basse e di alte, quindi questa cosa succede solo sul mid range. E il suono, vedete che è una sorta, diventa quasi un'onda quadra, cambia totalmente come timbro, e quindi volevamo mantenere un po' tutti e due gli aspetti, e mi sono reso conto che appunto alzandolo troppo si perdeva troppo la low end, ma abbassando troppo questa mandata perdevo un po' questo effetto che volevo creare. Quindi l'idea è stata quella proprio di far partire questa mandata completamente chiusa, quindi all'inizio del giro abbiamo il basso pieno di low end col suo suono originale, e man mano che il pezzo va avanti questa mandata sale sempre di più, così abbiamo questa sensazione di basso che si evolve durante il pezzo e che piano piano diventa sempre più presente. Quindi si trova in questo punto dove fa le cose più interessanti, che è più accentuato, fino alla fine che cresce sempre di più, e quindi noi all'inizio sentiamo bene la low end e poi piano piano sentiamo sempre questo mid range, questa distorsione sempre più accentuata, e quindi anche il nostro cervello ha assimilato nella durata del brano tutte le informazioni. Quindi diciamo che è un intervento dinamico poi alla fine, no? Che cambia man mano che andiamo avanti. Vi faccio sentire, adesso l'automazione l'avevo disattivata, l'attivo, e vi faccio vedere come man mano che sale la mandata cambia anche il vibe del pezzo in maniera molto interessante e intrattenente. La cosa figa è che quando arriviamo sul fill finale c'è proprio il massimo volume della mandata, e quindi marca anche meglio la chiusura del giro per passare alla parte successiva, che è una sorta di bridge, no? Quindi riassumendo, che cosa ho fatto? Mandata parallela dal basso, equalizzazione che chiude tutte le basse, tutte le alte, e busta le medie, decapitator molto violento che rende l'onda molto più quadra e che tira fuori un sacco di armonici in più e quindi rende il basso molto più percepibile, mondo mod che fa oscillare un po' tra left e right il segnale del basso, che principalmente è mono, e poi automatizzato questa mandata che parte chiusa e man mano che va avanti il giro si apre sempre di più. Quindi fondamentalmente ho risolto il problema, perché non ho perso low end, visto che all'inizio c'è un sacco di low end, poi man mano che assimiliamo il giro proprio psicologicamente sentiamo che questo suono diventa sempre più medioso, sempre più distorto, e quindi ho reso anche il pezzo molto più scorrevole e molto più intrattenente. Insomma, di base è questo. Fatemi sapere nei commenti se questo trucco vi è piaciuto, se l'avete provato, se vi ha aiutato a svoltare la bass line su qualche brano che state producendo. Fatemi sapere anche se eravate già utilizzatori incalliti della distorsione parallela come me. Detto questo, io vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti ogni volta che pubblico un video nuovo. Direi che per oggi è tutto. Love.